Dopo una settimana burrascosa che ne ha visto a repentaglio lo svolgimento, nel fine settimana mute di cani, slitte e conducenti provenienti da 8 paesi europei hanno regolarmente disputato il campionato europeo di sled dog, cani da slitta, in programma sulla pista da fondo di Pragelato per una 3 giorni all'insegna della natura e dello sport, e naturalmente dei cani. Siamo riusciti dopo tanti sforzi a far partire tutti gli equipaggi. Quindi diciamo che oggi possiamo dire che è stato un ottimo successo. Ci hanno chiesto delle integrazioni alla documentazione perché c'erano dei punti in Valtroncea pericolosi, perché ci sono degli attraversamenti di escursionisti con le ciaspole piuttosto che con le tavole da snowboard, e quindi ci hanno chiesto di integrare la documentazione e di prevedere in quei punti degli attraversamenti controllati, presidiati e recintati. Questo è stato fatto e quindi alla fine abbiamo ottenuto l'autorizzazione. Movimento senza dubbio di nicchia, quello dello sled dog, disciplina affascinante ma che richiede in cambio un notevole dispendio di risorse sia in termini economici che di tempo dedicato. Gestire i cani da slitta è un impegno gravosissimo, perché il cane vuol dire 365 giorni all'anno, devi sempre accudirlo, pulirlo, nutrirlo, in più è una disciplina veramente costosa. Ad oggi siamo circa un centinaio in tutta Italia e poi ci sono delle ottime scuole che portano a condividere la passione. Il fatto di avere una relazione col proprio cane, di condividere uno sport, una passione, ti dà tanto. È un connubio tra passione per la montagna, passione per la vita all'aria aperta, passione per gli animali, che sono, come noi sappiamo, degli esseri viventi straordinari, dotati di una sensibilità incredibile, e di questa voglia di correre innate che veramente li porta ad essere realmente soddisfatti, realmente realizzati solo quando possono correre davanti a una slitta. Una 3 giorni dove i protagonisti sono loro, i cani da traino, per un appuntamento dedicato soltanto agli specialisti della disciplina. Qui si sta parlando della pura razza nordica, le pure razze nordiche riconosciute dalla FCI, Federazione Cinofila Internazionale, che possono appunto correre davanti a una slitta, quindi le razze da traino sono Siberian Husky, Alaskan Malamut, Groenlandese e Samoyedo. Tante e varie le categorie in gara che hanno reso lo spettacolo godibile anche per i molti curiosi che hanno assistito alle manche di gara. Lo skijoring, quindi chi correva con gli sci di fondo e con un cane soltanto. La pulca, che è una disciplina bellissima, i cani tirano il conduttore, il quale tira la pulca, che è una sorta di slittino. E poi le altre categorie sono state la due cani, la quattro cani, e poi c'era chi correva con 6, con 8 e anche con 10 cani. Ho visto un grosso afflusso anche di curiosi, di turisti, di semplici, insomma, persone, villeggianti, che sono venuti apposta a vedere questa manifestazione perché la ritengono una cosa bella anche da vedere.